Ah, ma come si è allungato il blocco pubblicitario? Ah, ma allora la state ascoltando questa trasmissione? Grazie, Citofono Radinolfi continua per cercare di capire la politica italiana, e adesso dobbiamo capire cosa vuole Berlusconi. Non è una cosa semplice, quindi mi rivolgo al più autorevole in materia, almeno al Senato, perché è il presidente dei senatori del PDL, Maurizio Gasparri, che è la prima citofonata del giorno. Buongiorno Gasparri. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, io intanto la prima domanda preliminare, proprio per capire io, insomma, che sono dentro anch'io ai palazzi, però un po' tardo evidentemente. Berlusconi, quando annuncia di non volersi candidare, intende non candidarsi a Premier o non candidarsi neanche in Parlamento, secondo lei? Poi non so se ha avuto modo di... Ma guardi, per Berlusconi credo la presenza in Parlamento sia un fatto relativo, ma io immagino che il suo discorso riguardi la formazione di uno schieramento ampio, alternativo alla sinistra, di cui lui non dovrebbe essere necessariamente l'alfiere, cioè il candidato alla presidenza del Consiglio, altro è la presenza in Parlamento. Io credo che se dovrebbe esserne pari, io dico Parlamento non perché lui non debba fare, no, il deputato, io credo che lui sarebbe comunque il leader di una formazione politica che contribuirebbe a questo progetto e quindi lo farebbe da candidato nelle liste elettorali. Lui ha lanciato un appello, proposta, provocazione, dicendo: signori miei, è un po' la situazione del 94, c'è un fronte alternativo alla sinistra ampio, frammentato, in certi casi virtuale, perché candidati che dicono di non essere candidati, persone che fanno liste ma che loro non si candidano. E allora ha detto: vogliamo verificare una possibilità di convergenza su programmi e obiettivi comuni. L'ostacolo è una mia candidatura alla presidenza del Consiglio. Tolto l'ostacolo, non sono io che mi propongo come presidente del Consiglio, sono pronto a valutare altre ipotesi. Ha parlato anche di Monti, ci sono poi altri che non si sa che faranno, perché a leggere i giornali anche Montezemolo ha escluso una sua candidatura. Quindi Berlusconi ha lanciato una proposta politica alla quale gli altri hanno il dovere di rispondere, anche no, assumendosi la responsabilità di frantumare un fronte alternativo alla sinistra, o sì, e a quel punto poi si discute di quali sono i programmi, di quali sono le leadership, parlo di quelle per la presidenza del Consiglio, non quelle di natura politica, perché Berlusconi certamente è candidato nelle liste leader del Popolo della Libertà o di quello che insieme si vorrà costruire per un rilancio di questa presenza politica al centro-destra. Berlusconi è comunque l'artefice di un progetto importante. Questo è il senso di ciò che lui ha fatto. Gasparri, è molto interessante però costruttivo come lei ha introdotto questo suo discorso. Lei ha detto appello trattino proposta trattino provocazione, e deve essere una delle tre, però, perché è una proposta, dicevo così perché stiamo discorrendo, quindi siamo alla radio, è una proposta, non stiamo perfetto, scrivendo un emendamento, no, per capire, no, solo per capire proposta. Io e far capire. Beh, anche provocazione, perché molti dicevano provocazione sembra dire nelle sue posizioni, invece ha un po' spiazzato tanti, perché ha dimostrato dinamismo e anche grande generosità, perché non si pone come alfiere, come candidato alla presidenza del Consiglio, di questo progetto, quindi, ma è certamente una proposta seria e con dei contenuti. Ha ricevuto immediatamente, diciamo così, delle risposte non positive da... Ma nemmeno come ha visto, nessuno ha sbattuto la porta, però. Fini un pochino, perché Gianfranco Fini... Ma io parlo adesso di Casini, parlo di Montezemolo, mi sembrano attendisti in questa fase, anche perché non mi sembra che poi nessuno abbia questi numeri travolgenti. Casini ha tolto il nome suo e ci ha messo quello dell'Italia, ha cercato con la Marcegaglia di fare un'operazione di, come possiamo dire, di restyling del suo partito. Mi pare che i sondaggi lo inchiodano alle solite percentuali, e Fini non mi pare che abbia numeri travolgenti, francamente. E Montezemolo è ancora una presenza virtuale. Se dobbiamo parlare di sondaggi, anche il PDL non sta bene a sondaggi. Ma non c'è dubbio, chi lo nega. Però stavo dicendo che non è che stanno emergendo delle locomotive che guidino forti di consenso e di vigore le schiere moderate. Un'altra cosa che ha detto Berlusconi ieri in questa chiacchierata con Maurizio Belpietro è il famoso cambio di acronimo, che questa cosa per cui questo acronimo non scalda, non emoziona, ce ne sarà un altro, che vuol dire cambio di nome sostanzialmente. Ma è un cambio di nome, un cambio di assetto, addirittura una scissione, come paventano molti, tra ex Forza Italia e ex AN, un faro su questa matassa ingarbugliata, riesce ad accenderlo, Gasparri? Ma guardi, il
tema è da tempo al centro della discussione. Berlusconi dice occorrerebbe una ridefinizione, un nuovo nome, lo ha detto più volte. Su questo tutti sono disponibili, c'è la necessità di rimettersi tutti in discussione, lo fa anche Berlusconi rispetto al ruolo di leader di uno schieramento moderato, perché non dovrebbero farlo, non dovremmo farlo tutti quanti a vari livelli. Non è solo un problema di natura generazionale, guardi, perché Berlusconi da questo punto di vista ha già mostrato sul campo le sue idee. Quando c'è stato il governo Berlusconi nel 2008, ricordo che tra i ministri più importanti e attivi ci sono stati la Gelmini, Alfano, la Carfagna, la Meloni, tutti ministri largamente al di sotto alcuni dei 40 anni, alcuni più vicini ai 30 che ai 40 anni, e poi anche Fitto, la Prestigiacomo, ministri giovani. Quindi il rinnovamento generazionale del centrodestra lo ha già fatto, se lei guarda rispetto al panorama dei tecnici. E anche il PD ci ha messo più tempo, perché per mettere in campo nelle primarie un leader anagraficamente più giovane. Io l'ho sempre affermato questo, Gaspari, sì, l'ho usato come conseguenze. L'ho usato come tema. La differenza, l'anagrafe non è l'unico sì, criterio. Per carità, abbiamo differenti punti di vista su questo. Però il dato interessante, io ieri ho dichiarato che questa vicenda interroga poi profondamente anche il centrosinistra, non solo per la questione delle leadership, ma perché una somiglianza col 94 e le gioiose macchine da guerra io la vedo, ma questi sono dibattiti, diciamo, dentro al centrosinistra. Il tema generazionale diventa interessante quando una leadership si afferma, secondo me, per conflitto politico. Cioè, Renzi in questo momento sta sfidando i capi, chiamiamolo così, e sta provando a ribaltare il tavolo attraverso una battaglia politica. Altra cosa è la chiamata cooptativa, cioè io capo ungo te e tu sali perché... Questo è relativo. Molte delle persone che ho citato sono persone che sono candidate più volte alle elezioni, che sono conosciute, sì, che hanno dimostrato, diciamo, sul terreno. Ne faccio sempre: la Carfagna si candidò alle regionali in Campania, era una candidatura che poteva anche evitare e ha avuto tante preferenze, così come altre persone. Quindi non è che si può servire a tavolino. Il tema per cui mi interessa questo... Poi scusi, un modo sarebbe le preferenze. Molti a sinistra, quando si parla di preferenze, urlano. Quindi quali sono i criteri per misurare il consenso di una persona? Beh, la sfida politica più ampia, le primarie sono una grande occasione nel centrosinistra per battezzare nuove leadership o nuove presenze, diciamo così. Comunque, al di là di questo dibattito, il tema che mi interessa è proprio quello del leader, perché Berlusconi ne ha indicato uno. Sembrava indicato un po' così, un po' per mancanza di alternative, perché è chiaro che immaginare Monti a capo del centrodestra sembra un po' una cosa, come dire, forzata in natura, perché per sua natura proprio, penso lo immagini anche lei, il presidente del Consiglio Monti non è tipo da mettersi alla guida di una parte politica in prossima competizione elettorale. Qual è il vero pensiero su Monti e sull'eventuale leadership possibile del centrodestra? Guardi, Monti è sicuramente una persona che non è che fa parte di uno schieramento, come dire, di sinistra, è a suo modo, con il suo approccio ai problemi, il suo profilo tecnico, professorale, una persona che fa parte di un'area moderata, chiamato a un servizio di emergenza in una fase molto difficile della vita non solo dell'Italia ma del mondo, ovviamente non prende parte alla contesa politica e non credo scenderà in campo come candidato. Berlusconi ha voluto con quell'apertura dire non è che noi abbiamo delle preclusioni rispetto a personalità anche esterne alla politica, benché poi su Monti e le sue ricette si possano dare voti alterni, alcune approvarle, penso la riforma delle pensioni, su alcune cose, il dramma degli esodati, avere un giudizio più critico, la tassazione su alcuni beni, penso alla prima casa che andrebbe rivista, insomma, come tutte le vicende presenta luci ed ombre. Però Berlusconi ha voluto porre un tema politico. Signori, c'è tutto un fronte vasto alternativo alla sinistra che non trova unità, che potrebbe sulla difesa dell'impresa, del lavoro, della famiglia, della persona, su altri temi fondamentali, trovare punti di convergenza. Non sono io l'elemento di sintesi, voglio essere uno di quelli che mette tutti di fronte a questa responsabilità, da Monti a Casini, da noi stessi del Popolo Libertà a quanti altri. Questo è il tema che è stato introdotto. Tutto vero, ma deve trovare un leader questa proposta. Ho capito, non è un compito solo di uno. Se lei dice, se mette la mano sulla testa a qualcuno Berlusconi, torniamo a quello che diceva lei poc'anzi. Non potrebbe immaginare un percorso di primarie di cui avevate pure parlato? Ma io sono favorevolissimo a questo. Ovviamente non credo che poi Monti parteciperebbe alle primarie, però io credo che le primarie potrebbero essere uno sbocco. Però vede anche quanti problemi a sinistra. Certo, si partecipa alle primarie, però poi Vendola partecipa alle primarie, ma condivide dei programmi o meno. E allora io credo che sarebbe quello della gente il giudizio migliore.
migliore. Quindi personalmente vedrei con favore delle primarie, però al momento non abbiamo ancora delle adesioni a un progetto del genere, quindi non è che tu puoi prendere uno e costringerlo a partecipare a delle primarie organizzate poi da chi? Contro la sua volontà. No, vediamo. No, bisogna evidentemente trovare qualcuno che abbia voglia di contarsi, insomma, contarsi e costruire un progetto politico che diventi credibile e trascinante, perché io sono convinto, la cosa l'ho detta proprio ieri pubblicamente, che poi comunque questo resta un paese dove la maggioranza assoluta non vota a sinistra, insomma, quindi questo impone una responsabilità più alla classe dirigente di centrodestra.